Ciao ragazze, allora questa è una breve carrellata del mio nuovo acquisto che ho fatto alla Neve Cosmetics. Ancora una volta mi hanno stupito con la loro velocità con cui hanno mandato il tutto. Io ho ordinato solo ieri e questa mattina già mi è arrivato prontamente il pacco. Ho approfittato della giornata, quella che loro chiamano la giornata del make-up, in quanto hanno praticamente fatto una 3 giorni in cui si potevano acquistare i loro prodotti con lo sconto del 25% più il corriere espresso gratuito. Allora ho pensato bene di approfittare così da poter provare le loro novità con le loro nuove collezioni, e dal momento che appunto l'offerta valeva su tutte le loro collezioni. E quindi perché non approfittarne? Il tutto in questa pochettina che vi ho fatto vedere, questa volta di colore lilla, le sto collezionando tutte perché la volta scorsa mi è arrivata verde, poi mi è arrivata rosa, insomma, va bene, ecco. Della nuova collezione ho preso il blush Cherry Flower. La novità di questi prodotti è che, come vedete, guardate, la jar non arriva più con il sifter ricoperto dalla pellicola trasparente, bensì da questo sifter ruotante che permette praticamente di chiudere, quindi chiaramente mantenere sigillata la confezione e di ruotarlo facendo praticamente fuoriuscire il prodotto attraverso i forellini. Vedo che io adesso non so se è proprio così o se sono io che non lo sforzo ulteriormente, ma il sifter si ruota per metà e quindi no, penso che, perché mi sembra di vedere che una parte dei forellini sono coperti dal sifter e non riesco a ruotarlo per far fuoriuscire praticamente per aprirlo di più. Non lo so se sono io che, cioè praticamente mi si blocca prima, non lo so se sono io che dovrei sforzare un po' di più. Ad ogni modo mi sembra una cosa carina, perché comunque questo è un qualcosa che vi permette di avere la jar chiusa quando volete chiuderla e tenerla aperta nel caso in cui vogliate tenerla aperta. Quindi un'ulteriore comodità in più. Mi sono soffermata sulla novità della jar e, no, e non ho parlato del colore. Allora, il blush Cherry Flower è quello che io ho indosso in questo momento. Non so cosa si possa vedere perché sto provando a girare questo video con una modalità di luce un po' diversa. Il blush Cherry Flower è un rosa. È un rosa che è un po' una via di mezzo, lo trovo per farvi capire, allora, tra il blush Heidi e l'ombretto primavera. È un rosa caldo, visibile anche su chi come me è un medium neutral come tonalità di pelle. Lo utilizzo oggi anche come rossetto. Mi sembrava che come rossetto potesse risultare un pelino più intenso, invece purtroppo diventa un po' chiaro. Pensavo fosse un po' più visibile. Io ho aggiunto solo ed esclusivamente un po' di gloss per renderlo un po' più luminoso. Diciamo che appunto la tonalità di rosa è una tonalità non troppo, non shocking, non esagerata. A differenza del blush Heidi, secondo me si può dosare un po' meglio, nel senso che con il blush Heidi bisogna andarci veramente con i piedi di piombo perché, malgrado il suo nome, è sì un rosa bello, luminoso, delicato, ma se si eccede un po' con la quantità, sicuramente risulta subito visibile. Questo Cherry Flower è un po' più delicato, è ugualmente luminoso e, come ripeto, mi ha ricordato un po' anche il blush Primavera, però in versione decisamente più visibile e in versione più luminosa, perché vi ricordo che il Primavera, che non è un blush, è un ombretto in realtà, è totalmente matte. È assolutamente un blush che può essere utilizzato tranquillamente tutti i giorni. Ve lo faccio vedere dal tappino. Questo è lo swatch, speriamo si possa vedere qualcosa. Eccolo qua. Questo è
il blush Cherry Flower. Eccolo qua. Poi un prodotto da me collaudatissimo, ovvero la mia cipria preferita in assoluto, che è la Hollywood. Questa dallo swatch si vede totalmente bianca, ma sicuramente tutti voi conoscete ormai le meraviglie di cui è capace questa cipria. Io l'ho ricomprata perché, insomma, ne voglio fare scorta perché è veramente una delle poche cipre che utilizzo veramente, veramente volentieri. È quella che per i pori fa meraviglie, a mio avviso. Io la utilizzo a trucco ultimato per dare un finish vellutato e luminoso a tutto il trucco. Ma ne ho già parlato ampiamente di questa cipria in un video a parte. Tutti gli altri prodotti di cui vi parlo sono esclusivamente ombretti. Allora, e sono tutte facenti parte delle loro collezioni più recenti. Allora, quello che ho notato io, che vi posso dire, è che i loro nuovi colori riprendono parecchio i loro vecchi colori, per il semplice motivo che molto probabilmente alcuni dei loro colori con il tempo andranno fuori produzione, quindi non si troveranno più, e ovviamente nelle loro nuove collezioni fanno probabilmente bene attenzione a riproporre dei colori che non sono proprio identici, identici, ma che moltissimo davvero ricordano i colori uscenti. E mi riferisco a questo kimono che fa parte della collezione Kawaii Japan e che a mio avviso è molto molto simile al loro vecchio colore Manga Violet. Adesso io vi faccio vedere, con la differenza che il Manga Violet era totalmente totalmente opaco e questo invece è arricchito di un po' di sbrillini rosa, argentati, che decisamente il Manga Violet non aveva. E forse è un pelino, ma proprio pelino, meno strong come colore, meno shocking rispetto al Manga Violet. Probabilmente questo è dato dall'effetto degli sbrillini, però molto somiglia davvero al Manga Violet. Poi io ho voluto prendere il colore violetta, questo che fa parte invece della nuovissima collezione Flower Power, che altro non è che innanzitutto il colore che vedete da me indossato nella palpebra, nella parte esterna, mescolato ad altri colori che poi vi dirò, e che da come potete vedere è un viola scuro, assolutamente matte. Che riprende molto la tonalità del Purple Rain. Io ve lo faccio vedere swatchato accanto al kimono. Vedete, decisamente più scuro rispetto al kimono, totalmente matte. Come vi dicevo, mi ricorda un po' come tonalità di viola, il Purple Rain in versione, ripeto, totalmente matte, e è un po' a vederlo così. Mi ricorda tanto anche il Monsoon, non l'ho mai saputo pronunciare bene, il Monsoon in versione più viola però, cioè con il Monsoon ha molto molto più grigio all'interno, quindi lo rende un viola molto molto più fumoso, questo è decisamente più viola. Vi faccio anche un po' di similitudini, sperando insomma di potervi chiarire ulteriormente le idee. Un altro colore che mi aveva entusiasmato a vederlo e che effettivamente poi, ascoltando le altre recensioni di ragazze che avevano questo prodotto, effettivamente è un po' dubbio come colore, ma è anche questo molto carino, e questo Lavender Fields. Eccolo qua, Lavender Fields, effettivamente visto dalla jar ha un riflesso, è questo lilla con un riflesso vagamente verdino. Una volta messo sugli occhi vi posso dire che il riflesso verde davvero si fa fatica a vederlo, dovremmo provare a farne un'applicazione magari bagnata, ma io comunque ci vedo molto di lilla, ecco. È un lilla,
che per alcuni versi il colore è decisamente diverso, però come intensità di colore, guardate, io ve lo metto accanto perché sono un po' fratelli, anche se ripeto, è un colore diverso, però come intensità di colore mi ricorda un po' il Sirenetta. Però non vi voglio trarre in inganno con questa cosa, cioè il Sirenetta dà più sull'azzurro, cioè è un verde azzurro. Lavender Fields è un lilla, con questi riflessi che dovrebbero essere verdini, che però io sinceramente non vedo. Ecco, non vorrei avervi confuso le idee. Ho fatto questa similitudine con il Lavender Fields, più che altro per farvi capire la similitudine non tanto di colore quanto di intensità di colore. Quindi se cercate un colore chiaro da poter eventualmente mixare e mescolare con altri colori per dargli dei riflessi un po' particolari, il Lavender Fields è un colore bellissimo. Diversamente no, perché comunque è un colore che, insomma, secondo me da solo non basta molto a se stesso, cioè da solo è un po' scialbo, ecco, tutto lì. Ultimo colore che vi faccio vedere e che fa parte anche questo della collezione scorsa Kawaii Japan Collection è questo Wasabi, che provo a farvi vedere da qui. Gocciato sul dito è questo, eccolo qui. Mixato, vedete, insieme, messo accanto al viola, che è un colore che mescolato vicino, abbinato insieme al viola, mi piace tantissimo. Eccolo qui, guardate, è questo verde brillante, chiaro, arricchito con questi micro sbrillini azzurrini, verde acqua. Che dal sito, a dire il vero, sembravano più argentati, invece devo dire che dal vivo è un pelino più particolare questo colore. Mi piace tanto abbinato insieme ai viola e quindi secondo me insieme formano davvero un trucco un po' manga. Ok, bene ragazzi, allora, bene, come omaggino mi hanno mandato il vanillina, che invece è un loro must, è un loro colore classico, che come saprete, insomma, chi di voi lo conosce, è questo colore neutro, beige neutro, che io adoro moltissimo anche per sfumare gli altri colori, è totalmente matte, è bellissimo anche per schiarire la palpebra, per fare anche un mescolato insieme al correttore per schiarire la zona occhi, è davvero bello. E questi sono i miei acquisti. Spero vi siano piaciuti e spero soprattutto di avervi potuto chiarire le idee ulteriormente Scusate con ragazzi, ho questi dimenticato di swatch. farvi vedere il trucco che, come vi avevo detto, l'ho fatto apposta per farvi vedere un po' di questi colori applicati. Allora faccio uno zoom sperando che si veda. Allora, io ho usato nella parte esterna l'ombretto violetta, che è questo viola scuro, con cui ho fatto sia la sfumatura nell'angolo esterno e sia l'eyeliner, perché comunque questo violetta, appunto, essendo così scuro ed essendo così matte, secondo me si presta anche ad essere un bel eyeliner. Poi ho sfumato invece nella parte interna un po' di Lavender Fields. E visto che il riflesso verde non si vedeva, ho pensato a sfumarlo un po' con il wasabi, che è appunto il verde che vedete, se si vede, con cui ho anche ombreggiato la parte interna diciamo, sotto l'occhio, questa ombra verde, se si vede, e il wasabi. E poi nuovamente l'ombretto violetta sfumato verso l'esterno. Blush Cherry Flower è utilizzato e come blush e come rossetto. E poi ho aggiunto un semplice lucidalabbra trasparente. E questa è la dimostrazione, un trucco fatto veramente
in corsa e in 10 minuti, quindi non è niente di che, è giusto per farvi vedere. E quindi niente, direttamente dal pianeta Trucco Minerale vi saluto. Ciao!